Se lo stavo io, questo che dovevo venire qua. Benvenuti di nuovo in paradiso. Lo zucchero vero. Ciao Luigi. Andiamo. Spettacolo. La consistenza, c'è proprio una cosa... Troppo bello. La di nocciola. Mango. Vai. Ma sono proprio criminali. Cos'è? Finalmente. La prima volta nella mia vita che mangio così buona. Allora ragazzi, per il nostro road day abbiamo preso queste magnifiche papaye dolcissime. Adesso siamo a Chinatown per comprare una bella ventina di chili di mango super dolci. Calzolaio per strada. Anche Marco oggi andrà crudo, che hai preso? Il guava. È come una mela ma ha un gusto molto particolare e si usa molto per i succhi. E intanto qui i thailandesi mangiano per strada, troppo bello. Ragazzi, questi sono i gelsi, pannocchie, poi ci sono questi arachidi tostati, durian, questo lo proviamo oggi pomeriggio, qua clementini e si continua. Presi i gelsi. Ragazzi, la spesa di mango. Perfetto ragazzi, soltanto 60 baht per 2 kg, siamo su 1,80 euro. Questo è il fiume Ping, questo è Marco che mangia il guava e qui siamo a Chinatown, questo è il mercato dei fiori. Abbiamo appena fatto la spesa e ci stiamo muovendo per le cascate. E questa è la pasticciona vegana che non vuole stare al sole. Monaco che va a fare la spesa. Siamo qui ad aspettare Mirko, nel frattempo stiamo vivendo in pieno il mercato di Chinatown. Allora vediamo persone, monaci che vanno a chiedere le offerte, persone che assaggiano il durian e lo sputano alla grande. Fatissima, la signora stava per asfaltare. Questa proprio. Qui col cappello. Guarda, si sta pulendo. E il fazzolettino. Secondo me non esiste, secondo me. Ci ritenta, è una suicida. E poi praticamente qui vivono sulle, in queste bancarelle, quindi vediamo la signora alle nostre spalle che si taglia tranquillamente le unghie. Unghie e mango. Sì. Insomma, vivono così. Sticky unghie, mango sticky unghie. Buongiorno ragazzi, allora abbiamo raccattato Mirko. Ci è venuto. Anzi, il contrario, è lui che ha raccattato noi, stavamo al mercato, è venuto con questa simpatica coppia. Abbiamo affittato, noleggiato questo, questo carro rosso per 1000 baht. Solo 1000 baht diviso 4 sono 250 baht. Siamo ragazzi sui 6 euro. 6 euro ci porta alle cascate, sta con noi tutto il tempo che noi vogliamo stare e ci riporta indietro. Noi nel frattempo abbiamo fatto la spesa. Vai con la banana. Abbiamo il mango, abbiamo la papaya e io c'ho tutta l'acquolina e poi abbiamo i gelsi. Questo è solo per ora, perché ovviamente poi nel pomeriggio continueremo. Abbiamo il durian test, abbiamo il mango steel test, il jackfruit e poi tutto quello che capita. Ma dolcissima, ma anche la polpa è completamente diversa. La consistenza, c'è proprio una cosa... Non dà di saponetta. Ma è la prima volta nella mia vita che mangio così buona. Ragazzi, questa è la vera banana, anche perché ce l'ha regalata la signora, quindi ha un valore inestimabile. Ah. Mamma mia ragazzi, quanto è dolce, lo zucchero vero. Ragazzi, mi sento un vero thailandese perché sto usando la scopettina magica, l'abbiamo trovata dappertutto. Ragazzi, a Pasquetta invece della foresta mercadante scegliete Chiang Mai. Ma
No, ragazzi, guardate che pesci fruttariani. Stanno mangiando i pezzi di mango, pezzi di banane. Banane, ok, boh, ma sono proprio criminali. Mamma mia. Wutong Waterfall, andiamo. Ecco la vera piscina naturale. Si scende dalle scale da un percorso e poi per chi vuole si risale lungo la cascata. I thailandesi si fanno sempre il bagno vestiti. Noi non siamo thailandesi, quindi adesso ci spogliamo. Ma ragazzi, spettacolare questa impresa sulle cascate, è stata stupenda. Abbiamo fatto poi la risalita, purtroppo c'erano tutte queste zone scivolose. Io ho fatto due strike su un gruppo di ragazzi. Adesso praticamente avevamo chiesto gentilmente ad una famiglia thailandese che stava vicino a noi di comunque dare un'occhiata alle borse, perché ci sono portafogli, passaporti, c'è veramente di tutto. Questi signori ormai sono le 4 meno un quarto, se ne dovevano andare, ci hanno aspettato fin quando non risalivamo dalle cascate per poi andarsene. Volevamo ringraziarli con una papaya, hanno detto non vi preoccupate perché a casa abbiamo alberi di papaya. Troppo bello. Ragazzi, il primo mango della pasticciona della giornata, ovviamente. Com'è pasticciona? Una dolcezza. Vai Marco, a te. Aiuto. No, vabbè ragazzi. Mamma mia. Che regalo, che regalo. E adesso è arrivato il momento di mangiarla. Finalmente la prima vera papaya della Thailandia. Marco, qui ti dovrai avvicinare perché questo si chiama fruit porn. Fai una bella ripresa, guardate che sta uscendo già tutto il succo e guardate che roba. Vai. Mamma mia, ma che cos'è? Ragazzi, io qui pulisco un po' questi capperini della papaya. Allora, taglio al centro. Zan. E poi ragazzi, donate una al vostro amico che vi ha portato in questo posto. Lui vi dirà Kop Kum Kra e poi non ve lo dirà perché sta mangiando. E poi andiamo col morso. Ciao. No ragazzi, è un'altra cosa. Top. Ragazzi, finalmente mi posso gustare il mio bel mango. Lo puliamo per bene prima. Stanno ste mosche che vogliono mangiare insieme a noi praticamente. E adesso ci tagliamo la nostra fetta di mango. Ma che sapore, è indescrivibile il sapore. Ragazzi, mangiare in un solo giorno, solo crudo, è un paradiso, è un piacere veramente, veramente molto importante. Da brava scimmietta immersa in questa bella vegetazione e dopo aver fatto una bella attività cardio lungo le cascate, mi godo questo spuntino di banane. Queste due banane piccoline, buonissime, che si sciolgono in bocca. No, altre le posso tutte.
Troppo buone. Allora ragazzi, mentre un gruppo di thailandesi sta banchettando con tutti i cibi possibili, Coca-Cola, di tutto di più, ci guarda anche strani perché siamo i nudi, completamente nudi. Loro invece hanno l'abitudine di stare sempre vestiti. A me quelle due bananine mi hanno fatto il solletico, quindi adesso procediamo con questo bel mango. Che stanno bevendo? Coca-Cola. No, no, chiedi. Coke? No, 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 no. Ragazzi, stiamo facendo benzina 26 baht al litro. Cioè ragazzi, siamo sui 70 centesimi. Finalmente la prova del durian. Ragazzi, adesso ci prova la pasticciona. Com'è il gusto? Di nocciola. Di nocciola. Beh dai, io continuo a mangiarlo perché è veramente buono. Ragazzi, adesso si passa alla prova del dragon fruit. Ce l'ha aperto gentilmente con un coltello e si prova. Guardate che bello. Ragazzi, adesso si passa alla prova del dragon fruit. Guardate che spettacolo. È spettacolare sto frutto. Ce l'ha tagliato gentilmente in modo da poterlo mangiare direttamente qui. Proviamo. Vai. Subito com'è. Buono, buono, molto particolare. Veramente, veramente buono. Ragazzi, siamo tornati in albergo, ci siamo fatti una bella doccia rinfrescante e adesso spuntino col coltello di ceramica di Mirko sgozziamo questa bella papaya dalla capa ai piedi. Pam. La apriamo per vedere com'è. Zan zan. Mi sparo questa papaya intera e inizio ad addentare. Ah. Vabbè, lo sapete, è troppo buona. Ragazzi, facciamo un minuto di silenzio per questi mango buttati nel cestino. Raga, spuntino con l'ananas. Raga, facciamo uno spuntino di ananas Mirko Anguria. Dolcissima, buonissima. Io c'è tutto, patate dolci. E le viste. Vale. Ragazzi, stasera si cena con papaya salad. Si cena, qui si sta sempre a mangiare, quindi non ci sono i pasti, quelli ufficiali. Papaya salad, non so se la conoscete, ma è la mia preferita. Ciao ragazzi, la mia amica, my friend from England. Ciao lei. Ok. No? Ragazzi, questo gratis. Oh, thank you. Questo è khao soi. Conoscete la minestra tipica di Chiang Mai. Ragazzi, adesso è il turno di questa insalata con la zucca e crema di zucca. Mentre questi disgraziati stanno mangiando cotto a tradimento, pad thai, khao soi, di tutto di più, io e Mirko invece ci manteniamo sul crudo. Dopo una papaya salad ci stiamo facendo questa insalatona di zucca, buonissima. Anche la zucca è cotta, hai perso anche tu oggi. È bollita. Ragazzi, non soffermiamoci su queste cose. Mi ha assicurato il gestore del locale che l'ha essiccata sotto i 40 gradi. Allora, poi abbiamo questo bello smoothie, latte di cocco e banana. Vai. Al top. Poi qua abbiamo Marco, amore. Piccante? No, io mangio picca, ma questo è troppo. Ciao Luigi. Allora ragazzi, stiamo entrando nella casa di un barese. Ma pure un bagno, ma vedere. Facciamo vedere un bagno, a po'. Qua invece abbiamo la legge di attrazione. La natura è sovrana medicatrice dei mali. Legge dell'azione effetto, legge del potere, legge del doppio effetto, legge dell'attraversamento energetico.
a posto? Buddha, tutto a posto. Questo è un video dedicato a Mariangela, mia sorella. Se vuoi venire in Thailandia ti devi aspettare che ci sono tutti questi compagni di viaggio. Questo è il frullato più lento della Thailandia. La pasticciola si sta divertendo da morire. E questo è l'ultimo pasto della giornata. Frullato, mango e banana. E mango arriva. Non lo so se mango arriva. La pasticciola sta morendo. Ok, adesso aggiungiamo una banana. Sempre molto lentamente. È subentrata la signora, che è molto più rapida. Ragazzi, pausa mango. Per me mango. Sì, ce l'abbiamo fatta. È arrivato il nostro shake banana, mango e avocado. Adesso lo assaggiamo, vediamo com'è. Allora, l'avocado già fa molto da addensante, la banana ancora scusate, di più. Scusate, questo l'ho fatto veloce. No, è per pulire il frullatore. E dicevo, la banana addensa ancora di più il frullato e lo rende ancora più dolce, insieme al mango, ragazzi, una bomba energetica e di dolcezza. Questo è l'ultimo pasto della giornata. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e soprattutto venite in Thailandia, venite, contattate Mirko, che è la guida perfetta per tutti i vegani italiani in Thailandia. Bye. Ciao. Ciao Luigi.